Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 50. Mi svegliai con un mal di schiena assurdo. Est, svegliati! Est! Che c'è? Ho un mal di schiena tremendo, alzati! Si alzò e rimase seduta sul divano, guardando per terra. Ad un certo punto mise la mano dietro al collo. Cazzo, che mal di collo! Messi bene siamo, eh già. Iniziamo a ridere come due scemi. L'adoro. Mi trasmette protezione, mi trasmette fiducia e anche un pizzico di amore, ma proprio un peletto. Ero sommerso dai miei pensieri e intanto la guardavo, e lei fece lo stesso. I nostri occhi si stavano parlando in una maniera indescrivibile. Si avvicinò a me e mi baciò. Adoro i suoi baci. La presi per i fianchi e la continuai a baciare, quando ad un certo punto sentii un tonfo assurdo, come se fosse caduto qualcosa di pesante. Ci staccammo e ci guardammo preoccupati. Teo, se sono dei ladri? No, non credo. Magari. Oddio, Sara! Iniziammo a correre verso la camera di Sara, aprimmo la porta assieme e quello che vidi mi fece paura. Le pareti erano imbrattate di sangue, c'era il letto rovesciato su un lato. Ecco quel rumore, e c'era Sara davanti ad una parete della camera con un gatto in mano tutto squarciato. Vidi Sara affondare le mani dentro al gatto e poi appoggiarle al muro facendo movimenti a caso. Ad un certo punto si girò e mi guardò intensamente. Non era la stessa Sara. Si voltò di nuovo verso il muro e scrisse una specie di filastrocca con il sangue del povero Micio. Te ne accorgi quando è troppo tardi. Te ne accorgi quando hai il sangue alla gola. Te ne accorgi quando tutti ti volteranno le spalle. Te ne accorgi quando girandoti mi vedrai. Avevo il cuore a mille, mi girai verso Est, eppure lei era terrorizzata. Ad un certo punto mi voltai verso Sara, ma lei non c'era. All'improvviso sentii qualcosa nella spalla. Mi voltai a guardarla ed era sangue. Lentamente alzai lo sguardo al soffitto e.